Buongiorno, benvenuti a questa rassegna stampa di oggi, lunedì 27 agosto. Vedete, oggi i giornali del lunedì sono tutti quanti concentrati sulle storie di Salvini, ovviamente. Diciamo che lo scoop del Papa interessa relativamente perché quando si parla del Papa in Italia si sta sempre molto attenti. La cosa fondamentale oggi è ancora il fatto che Salvini sia stato indagato dalla Procura di Agrigento. Qualcuno mi dice, ma scusami, ma Nicola, tu sei un liberale, mi hanno scritto in molti, ieri il video ha avuto particolare eco sul sito nicolaporro.it dove in molti lo hanno visto. Ma tu sei un liberale, non puoi avere un atteggiamento, diciamo così, salviniano, e soprattutto nei toni, nei modi, in quel corpo che si fa politica, qualcuno mi ha anche rimproverato. E io ovviamente, nella lettura molto, diciamo, partigiana che faccio dei giornali, oggi vi segnalo alcune cose per farvi capire lo stato d'animo di un liberale che ha letto anche Alain de Benoist e che non condivide Alain de Benoist, ovviamente la destra sociale non mi appartiene, e oggi si prende i giornali e vede che contro Salvini si trova un fondo di Mario Monti sul Corriere della Sera in cui ci spiega Mario Monti come se non avesse mai governato questo paese, come se a una precisa richiesta che gli fecero un po' di tempo fa quale delle sue cose lo avesse più inorgoglito, essere rettore della Bocconi, essere stato presidente del Consiglio italiano o commissario europeo per la concorrenza, lui rispose essere commissario europeo per la concorrenza, non capendo che un presidente del Consiglio italiano è la cosa più importante, il re è il monarca in un paese, è la massima onorificenza che si può ottenere, posto che lui la deve considerare tale, visto che è diventato senatore a vita il giorno prima di farlo per garantirsi il, diciamo, il vitalizio, quello sì, in maniera populistica ve lo voglio dire. E allora Monti oggi io me lo leggo e ci spiega lui dall'alto della sua saccenza, della sua visione dei fatti, della sua incapacità invece di che cosa succede nel mondo reale, beh, insomma, ci spiega che qual è il rischio dell'Italia, anche senza mai nominarlo, come possiamo dire, isolata dalle incapacità dell'Italia di entrare in quel grande margine che si sarebbe potuto creare dalla mancanza del Regno Unito all'interno dell'Unione Europea. Poi leggi Massimo Giannini su Repubblica e ti dice la squallida bravata salviniana, la qualità democratica del paese che sta venendo meno, ci porta a termine il piano di Berlusconi, Salvini, porta a termine il piano di Berlusconi di tipo plebiscitario, cioè no, l'eurocrazia di Monti, invece il piano plebiscitario di Monti. Poi reggi il procuratore Sebastio, quindi abbiamo detto l'Europa, che è anche un pezzo di Fubini su Corriere della Sera, e poi c'è Monti. Poi dopo trovi Giannini, che è quella roba lì, no? Contro il piano plebiscitario, quindi non va bene Salvini e non va bene neanche Berlusconi, ovviamente. E poi leggi il procuratore Sebastio, un signore che mi sembra, se non sbaglio, che poi dopo la sua carriera di procuratore di Taranto si è candidato con Rifondazione Comunista sempre nella stessa circoscrizione e che ci fa la morale dopo aver di fatto chiusa l'Ilva senza nessuna condanna ancora ricevuta, neanche una cazzo di condanna, scusate le parolacce, non ce n'è una in primo grado, hanno sequestrato e hanno espropriato l'Ilva ai legittimi proprietari e l'Ilva oggi è in una situazione, grazie a Di Maio, ma soprattutto al peccato originario, cioè di un procuratore che ci mette, sequestra le billette sul porto come sta facendo il procuratore di Genova, cioè il ponte perché non cada, ma lì aveva sequestrato 7 miliardi di magazzino per farla fallire, chiaro, un progetto politico. Beh, Sebastio ci spiega, beh, insomma, l'indagine su Salvini è doverosa. E poi dopo una risposta che dà subito, beh, ovviamente non conosco gli atti e nelle altre 40 righe non conosce gli atti, ma ha un giudizio universale su quello che ha fatto Salvini. Quindi ripeto, Monti, Giannini, poi leggo benissimo anche ovviamente straordinario Sebastio, che passerà alla storia per aver distrutto una delle poche aziende italiane internazionali senza uno straccio di prova. Poi ovviamente chi c'è? Beh, ovviamente non può esserci che il grande eroe del PD, il grande eroe del PD si fa per dire, intervistato da Repubblica, che è Stefano Vella, che no, io non ce la faccio più con questi qua e dopo la nave Diciotti io ho deciso di dimettermi
problemi dalla presidenza dell'Agenzia Italiana per il Farmaco. Che c'entra l'Agenzia Italiana col farmaco con la nave di Ciotti? Ce lo spiega sempre Stefano Vella, rispettabilissimo. Io rispetto molto le persone che si dimettono in maniera inderogabile dai loro posti di lavoro. Dice: perché io trovavo deontologicamente impossibile per me lavorare come medico in una istituzione che è legata al governo e che è controllata da due ministeri, e quindi mi dimetto e le mie dimissioni sono irrevocabili. Poi vengo a scoprire che l'altro lavoro di Stefano Vella, oltre a essere presidente dell'AIFA, dell'Agenzia del Farmaco, era quello di dirigere un centro di ricerca dell'Istituto Superiore della Sanità, non di Babbo Natale, non della Nestlé, non della Coca-Cola, dell'Istituto Superiore di Sanità, cioè un'altra istituzione pubblica. Io non voglio che lui si dimetta, ma se tu mi dici che è deontologicamente incredibile lavorare nel farmaco, a maggior ragione per l'Istituto Superiore della Sanità, mi aspetto che domani Stefano Vella si dimetta, mentre lì dice che continuerà a fare il suo lavoro. Insomma, ipocrisia allo stato puro nella durezza delle sue dimissioni, anche se io sulle dimissioni non porto. E vado avanti, perché poi c'è anche Travaglio. Travaglio ci spiega, lo strillone del governo giallo-verde, ma in realtà è lo strillone del governo giallo, ci spiega la questione di Salvini dimostra che la magistratura è indipendente. Nel fondo di oggi Travaglio ci dimostra che la magistratura è indipendente. Perché? Perché indagano Salvini, sai che indipendenza! Cioè è scritto che la magistratura ha un occhio di riguardo nei confronti di qualcuno che non la pensa come magistratura. Indipendentemente dal fatto di essere democratici o meno, è quella magistratura grande potere di questo Stato. E ci spiega una cosa molto divertente, e se volete en passant ve la cito, e cioè dice: guardate che in questo caso non si tratta di un atto dovuto, come si dice tutte le volte, ma, perché l'atto dovuto è su una denuncia di qualcuno, ma è un atto di un PM d'ufficio, cioè il PM indaga per sequestro di persona, sia chiaro, sequestro di persona Salvini, non per abuso d'ufficio, e spiega i motivi per i quali l'abuso d'ufficio c'è, perché potrebbe esserci comunque la configurazione di un abuso d'ufficio nella scelta di non farla attraccare rispetto a dei diritti e trattati internazionali, ma per sequestro di persona. E quindi questa è l'indipendenza della magistratura, che indaga una magistratura indipendente, indaga il ministro degli interni per sequestro di persona. Quando ho letto questa roba di Travaglio, allora ho detto: vabbè, eccoci qua. Allora Porro, che è un liberale, la zuppa di Porro che è liberale, deve stare con Monti, che dice che ci siamo isolati, da che verso? Da Giannini, che dice che non è altro che il piano plebiscitario di Berlusconi, dal procuratore Sebastio, che ci spiega che è un atto doveroso, da Travaglio, che ci dice che si tratta di il sequestro di persona dimostra l'indipendenza della magistratura. Allora io metto tutti questi insieme e dico: vabbè, e allora questi sono quelli che parlano della questione di Salvini, disgustoso, quest'uomo disgustoso, posto che i suoi termini, i suoi modi ovviamente non fanno parte del lessico e neanche dell'idea liberale. Però dall'altra parte poi chi leggo? Cioè chi sono quelli che raccontano l'altra faccia della medaglia sui giornali di oggi? E beh, Nordio. Leggete un procuratore che si chiama Nordio, che oggi ci dice: beh, intanto ragazzi, spiegatemi una cosa, ma non c'è il segreto istruttorio? No, vabbè, questa è una minchiata, è una roba da stato, diciamo, dell'Ottocento, lo stato di diritto. Perché i verbali ci sono? Perché sappiamo esattamente il capo di gabinetto, chi ha telefonato, quando ha telefonato? Perché avete reso pubblico tutto quanto? E poi dice: scusatemi, e parla di questo famoso sequestro di persona, voi mi state dicendo che il sequestro di persona da parte di un ministro che bene o male comunque ha legalmente impedito che si attraccasse, cioè un atto illegale come il sequestro di persona viene fatto alla luce del sole con degli atti del ministro. Poi non telefonato, telefonato un altro discorso, anche perché Nordio racconta, e non lo fa da oggi, come l'abuso d'ufficio sia uno di quei reati liquidi che sarà sempre difficile dimostrare. Ma poi non solo, Nordio dice: l'idea che un procuratore possa intervenire sulle politiche migratorie, questo lo dice un magistrato liberale, come sempre è stato, garantista, come sempre è stato Nordio, che ha arrestato e fatto condannare deputati e governatori di Forza Italia, sia molto chiaro, io ho parlato di un Nordio, bene, dice: l'idea che un procuratore possa, sul Messaggero di oggi è straordinaria la sua intervento, intervenire sulle politiche migratorie di un paese non solo è incredibile ed è bizzarro,
ma è anche irrazionale, perché Nordio ci dice, veramente vogliamo fare intervenire un procuratore sulle politiche emigratorie? Mi spiegate una cosa, ma c'è un'unità nelle procure italiane? No, ovviamente, ogni PM fa come cavolo gli pare, quindi noi potremmo avere il paradosso di avere un procuratore di Agrigento che decide una cosa sulle politiche migratorie, il procuratore di Catania che ne decide un'altra, il procuratore di Ancona un'altra ancora. Beh, io la trovo straordinario, non fosse altro perché abbiamo visto che sulla questione, per esempio, delle ONG, i procuratori la vedevano in maniera completamente diversa proprio in Sicilia. Insomma, oggi Nordio mi sembra molto più vicino a me di quanto lo sia Sebastio. Ma vado avanti, Giovanni Orsina mi sembra molto più vicino a me di quanto lo sia Monti o di quanto lo sia Giannini. Quando dice le toghe che interventano su decisioni politiche fanno un atto gravissimo, e soprattutto su questioni che riguardano la sovranità nazionale. Leggetevi oggi Orsina intervistato dal Giornale e dite, ma la posizione liberale è questa o è quella di Travaglio? È questa, chiaramente, è quella di Orsina e quella di Nordio. Un'ultima cosa che vi segnalo, che io trovo straordinaria oggi, che è sul Tempo, Pietrangelo Buttafuoco oggi in 20 righe sfotte il procuratore ricordando due casi della storia che io non mi ricordavo minimamente e che riguardavano emigranti italiani, diciamo così, in Italia, e cioè in una nave che non fu fatta sbarcare ad Ancona dopo la guerra, con dentro degli italiani in fuga dalle foibe, e sempre esuli istriani che furono maltrattati alla stazione di Bologna. Allora ricorda Buttafuoco in 20 righe come in quel caso la procura, lo stato di diritto, il diritto all'immigrazione, proprio noi italiani che fuggivamo dal comunismo, fu sottovalutata e anzi non portò nessuna indignazione da parte di quelli che la pensavano bene. Insomma, è un piccolo amarcord storico come in grado di fare soltanto Buttafuoco in poche righe, che mi piace moltissimo. Come se un magistrato avesse indagato Cadorna per essere entrato in guerra, dice Vasarini. Certo, è divertente anche questa idea. Sulla questione delle autostrade torna Di Maio, che indipendentemente da quello che scrive Travaglio, cioè che Travaglio dice non è un atto dovuto perché il procuratore che d'ufficio ha indagato Salvini, Di Maio non si è messo d'accordo con il suo portavoce, cioè Travaglio, perché invece dice che il caso, state bene a sentire, il caso di Salvini è un atto dovuto. Mentre Travaglio spiega che non è un atto dovuto e difende Di Maio attaccando Salvini, Di Maio attacca tutti tranne Salvini dicendo che quello è un atto dovuto, come lo erano quelli della Raggi, quello di Nogarin e quello d'Appendino. No, lì c'erano delle denunce e qui evidentemente, secondo Travaglio, c'era il magistrato che d'ufficio ha proceduto. Io non so e non voglio entrare nel merito di questo dibattito, diciamo, giuridico, mi interessa poco, mi diverte vedere come Travaglio e Di Maio si arrampicano ognuno per il suo specchietto per cercare di difendere l'indifendibile. L'indifendibile non è la difesa di Salvini, l'indifendibile è che un partito, come oggi dice Goffredo De Marchis da qualche parte su Repubblica, che ha fatto dell'eticità, degli avvisi di garanzia, sequestro di persona, cioè sulla carta questa cagata per il codice etico del Movimento 5 Stelle è sequestro di persona. Voi avete sentito quanto io penso che sia ridicola questa accusa, come secondo me erano ridicole molte delle accuse nei confronti della Raggi, ma se uno fa un codice di condotta non può farlo tipo un elastichetto che valga soltanto a suo uso e consumo. Ma Di Maio oggi ci spiega che è un atto dovuto e quindi l'uso e il consumo siamo abituati a farlo. Ma poi la cosa straordinaria è che loro sono talmente garantisti nei confronti dei sequestri di persona quanto non lo sono nei confronti della strage di Stato che avrebbero commesso i Benetton, perché lì si devono togliere subito le licenze. Mettetevi d'accordo anche con voi stessi, garantisti, giustizialisti, ma qua lo dice il mondo, no? Che sono colpa dei Benetton. Ho letto oggi alcune ricostruzioni incredibili che dicono che addirittura è stato un fulmine a tirarlo giù, anche se forse non è un fulmine che può tirare giù un ponte, questo è chiaro a tutti. Il vero problema è chi farà questo ponte. Nel frattempo il procuratore di Genova ci ha detto che non c'è fretta. Oggi Toti ha chiesto un piano alle autostrade entro 5 giorni e ha fatto benissimo. Qua il problema è non trovarci fra un mese ancora con quelli. Togliamo le concessioni, come dice oggi Di Maio in un'intervista alla Stampa, mettiamo le concessioni, rivediamo tutto quanto come dice Giorgetti, rimettiamo le 30.000 concessioni, tutto rimettiamo e il ponte e la Stampa. Repubblica fa un bellissimo pezzo su due pagine in cui vi fa vedere tutti quanti i disagi autostradali e automobilistici che comporta la rottura di quel ponte. Forse è uno dei pezzi più chiari, diciamo dal punto di vista poi quello che interessa agli utenti cronachi,
statistico sulla vicenda. Ultime due questioni, una riguarda McCain, che viene celebrato come se fosse un eroe di guerra. Lo è, chiaramente, la sua storia è straordinaria, è un grandissimo eroe di guerra. Ecco, Di Maio usa il buon senso, dice qualcuno qua. Ecco, il concetto del buon senso mi si deve spiegare, poi buon senso, no? Il buon senso. Il buon senso è straordinario. Il buon senso sullo statuto, lo statuto serve perché non ci sia il buon senso. Le leggi servono perché non basti il buon senso, no? Si sono dati uno statuto per dire noi ci vincoliamo a una legge, se no saremmo dei sovrani assoluti, sciolti da qualsiasi legame. Questi non sono assoluti, no? Onora McCain, dice Pierpaolo, d'accordo, lo leggiamo su tutti i giornali, ma oggi una punta, come posso dire, un sapore un po' aspro nei confronti dell'eroe di guerra che andava a bombardare i nord vietnamiti, che andava a bombardare con gli imperialisti americani il Vietnam, che andava a fare il candidato repubblicano contro il vostro mito Obama, che era di una destra conservatrice, militarista, che aveva come sua vice Sarah Palin, quella delle armi, che ci avete fatto due palle così sulle armi, oggi andare a considerarlo il mito dell'America da parte di una certa sinistra progressista mi fa pensare che ci sia un sovrappiù di amore nei confronti di McCain per la polemica che McCain ha avuto con Trump, polemica che vede McCain non ragionevole, straragionevole. Su Trump McCain aveva ragione da vendere, qualche giornale oggi lo ricorda, perché McCain sostanzialmente viene addirittura infangato da Trump. Questa era veramente una di quelle frasi che Trump dovrebbe ricordarsi per il suo disgustosa, diciamo, semplicità, in cui dice che un eroe non si fa catturare. Questa è la frase che è riuscito a dire uno che per cinque volte si è fatto riservare, non ha fatto il servizio militare per piccole malfunzioni che evidentemente non aveva, per non andare in Vietnam. Allora, siccome questa è la storia tra McCain e Trump, e uno può stare per con McCain e può adorare McCain, mi diverte moltissimo questa sinistra che oggi scopre McCain in funzione antitrumpista. Il militarista Wasp con la vice Palin, che ovviamente viene ricordato oggi soltanto, come spesso avviene in maniera tattica, anti-trampiano. Intervista ultima da leggere, straordinaria, di Antonio Martino. Antonio Martino, lo sapete, è una mia passione, scrive e lo vorrò ospitare se e quando vorrà a Quarta Repubblica, che parte il programma televisivo che parte a Rete 4 il 17 settembre, perché è il vero grande, se mi permette, vecchio dei liberali italiani, del centrodestra italiano, in cui dice: il centrodestra non è nato su una base programmatica, ma su una personalità, quello di Silvio Berlusconi. Quando gli dicono c'è un futuro per il centrodestra, bisogna trovare un programma nuovo, e lui dice: ma che programma nuovo? Quello è nato su Berlusconi, non è un problema di programma, è un problema di personalità. Ne trova alcune di personalità oggi presenti nel centrodestra? Martino dice sconfortato no, ma l'ultima domanda è quella più divertente di un'intervista godibilissima, tutta da leggere, che parla di Europa, parla di euro, parla di democrazia, parla di Berlusconi, parla insomma del centrodestra in Italia. L'ultima domanda è: un bilancio politico lo ha fatto, cioè si rimprovera qualcosa nei suoi 24 anni di politica, perché lui non ha accettato essere ricandidato all'ultimo giro? Il bilancio politico, dice immodestamente Martino, che di questi ultimi 24, dal mio punto di vista, è piuttosto buono che mi faccio. L'unico grande rimorso che io ho è proprio quello di aver fatto, anzi non proprio, è quello di aver fatto politica. Quindi Martino, come sempre e paradossalmente, conclude la sua intervista come solo lui, battutista nato, riesce a fare, e lucidamente io su questo vi direi che vi saluto, vi do appuntamento domani con la zuppa di porro e tutti gli altri aggiornamenti, tra cui un pezzo di Daniele Capezzoni che vi consiglio sempre sulla questione che riguarda Salvini, sul sito nicolaporro.it. Sì, Martino è davvero un grande, dice Ugo, e come lui tanti altri. Raccontaci dei conti segreti di Renzi e di tutti i processi in corso, grazie, chiede Nicola. Non ne so granché, ne ho parlato quando uscì sui giornali, mi sembra, sul Fatto, la questione dei conti segreti, non so se sono i conti segreti, era l'altra cosa che mi chiedono tutti sulle questioni di Renzi e del bene, zuppa, sapore berlusconiano, niente di personale, vabbè sì, la solita zuppa berlusconiana. Ciao!